del piatto o proprio il pesce sottosale. Questo gusto dell'acciuga per insaporire i piatti, se ben vedete, noi li troviamo un po' sparso per tutta la penisola. E ho trovato appunto particolare il fatto di mischiare il pesce con la carne, cosa che noi ora non lo facciamo. Non lo facciamo per un motivo di gusto probabilmente, ma anche di nuovo per un motivo storico, perché nel Medioevo si forma un problema di come mangiare nei giorni in cui il calendario liturgico imponeva di non consumare carne. Quindi se voi ci pensate, difficilmente lo facciamo mai in un modo, perché avevamo un'esigenza di avere dei giorni in cui si mangiava solo pesce o solo carne. Quindi vedete quanto la nostra, quello che noi facciamo in maniera abituale di mangiare, in realtà porta con sé un sacco di storia, un sacco di leggende, di passate e di tradizioni. E credo appunto, andando a leggere come sono fatti questi piatti, possiamo ripercorrere un po' la storia che noi abbiamo letto sui libri, ma una storia diversa, una storia del popolo, una storia del campo, di quale potessero essere comuni. Ecco perché allora credo che questo piatto sia un piatto abbastanza che ha le sue radici molto indietro, perché c'è una commistione di pesce e di carne, cosa che più tardi non sarebbe stato concesso, e c'è l'utilizzo comunque di una parte di recupero, che appunto il fegato veniva appunto una parte comunque non un taglio di